In località Selva, ad Agropoli, sono stati riscontrati degli abusi edilizi da parte dei carabinieri forestali del comando di Castellabate. La forestale di Castellabate, dopo gli accertamenti, ha notiziato l'ente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, di queste costruzioni abusive che consistono in una grossa pavimentazione e varie strutture situate nella zona C2 del Parco Nazionale e dunque sprovviste di autorizzazione dell'ente. Per queste opere è stata disposta da parte del direttore del parco, Gregorio Romano, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Il direttore del parco, Gregorio Romano, è intervenuto sulla vicenda. Noi, sulla base degli accertamenti e delle risultate delle indagini che fanno i carabinieri di parco, noi emettiamo, accertateci ovviamente che non esistono le autorizzazioni per realizzare i manufatti, emaniamo una ordinanza di demolizione con la quale ingiungiamo agli autori dell'abuso di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dal momento in cui noi emettiamo questa ordinanza. Decorso questo termine, qualora gli autori dell'abuso non provvedano, facciamo un accertamento e da quel momento si verifica l'acquisizione dell'area e del manufatto ipso iure in favore dell'ente parco, e che provvede poi con risorse che il Ministero dell'Ambiente trasferisce alla demolizione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che anche l'area di sedime che proviene dalla demolizione continua ad essere poi di proprietà dell'ente parco. Questo per dire cosa? Per invitare gli autori di eventuali abusi a provvedere direttamente all'autodemolizione, perché è vero che perdono il valore del manufatto, ma non perdono anche la proprietà dell'area di sedime, che invece avviene se alla demolizione provvede l'ente parco, ovviamente sempre a spese degli abusivi, diciamo, dei soggetti che hanno commesso l'abuso, anche perché una volta poi realizzato l'abbattimento si quantificheranno le spese e saranno richieste agli autori degli abusi il rimborso di